già l'altro anno, verso la fine del campionato, abbiamo fatto qualche modifica, quindi siamo pronti per attuare questo cambiamento. Dovremo lavorare tanto il ritiro, poi vedremo se sarà proprio così. Il mister poi lavorerà il meglio in preparazione. Per te sulla carta sembra una cosa che ti dovrebbe far bene, no? Perché forse fare l'esterno alla difesa 4 è un ruolo più adatto alle tue caratteristiche. Sì, è più il mio ruolo, anche se l'altro anno comunque mi sono adattato sia a giocare a 5 sia come difensore centrale a 3. Comunque va meglio, un po' rispecchia un po' di più le mie caratteristiche. Un tuo ex allenatore Tessera ha detto che ti ha inventato come lui terzino a Trieste e che hai ancora tantissimi margini di miglioramento, che sei un giocatore già eccezionale dal punto di vista difensivo, che forse devi ancora migliorare dal punto di vista offensivo. Concordi? Concordo, ovviamente io difensivamente sono più difensivo, però sto lavorando per migliorare nella fase di spinta, cercherò di farlo con il massimo impegno a cominciare da subito. Sì, ti senta maestro, però è una stagione diversa dal punto di vista proprio della concorrenza. Potresti conquistarti il posto titolare? Sì, che hai più possibilità. Il maestro è un giocatore importante, però come dico sempre, il posto si conquista sul campo, allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. Io mi allenerò sempre con il massimo impegno, come ho sempre fatto, e poi sarà il mister a decidere. Però non mi hai risposto. Sì, in diretta. Ma siamo sempre in due, l'altro anno eravamo in due e stanno siamo in due, quindi le possibilità sono le stesse. Una tua dote comunque che ti sei molto d'utile, perché alla fine hai giocato anche come difensore centrale, hai fatto talmente tanti ruoli a livello difensivo che sei un jolly prezioso. Già l'anno scorso lo sei stato, quest'anno probabilmente ancora di più. Sì, ma sono abituato io nelle giovanili, diciamo che ho fatto un po' tutti i ruoli, ho fatto anche centrocampista esterno, ho fatto difensore centrale, quindi all'occorrenza mi posso adattare in qualsiasi ruolo della difesa, anche difensore a 4 al centro, non ho problemi. La prima volta che giocherai la UEFA, vero? No, a Parma. Parma, sì. Parma. Okay. Comunque quest'anno la UEFA diventa per l'Udinese come un obiettivo primario, visto che almeno campionato non si può parlare di poterlo vincere, però Coppa UEFA e Coppa Italia sulla carta sono alla portata. Sì, la Coppa UEFA è una competizione importante, anche se il campionato avremo i nostri obiettivi e cercheremo di raggiungerli. Però la Coppa UEFA e la Coppa Italia sono due competizioni da non snobbare, come abbiamo fatto l'altro anno per la Coppa Italia, cercheremo di arrivare fino alla fine. Senti, l'anno scorso, tu due anni fa non c'eri, però l'Udinese era reduce da una stagione negativa, quella dell'anno precedente, quindi si è detto l'obiettivo è salvarsi, ricostruire il gruppo. Quest'anno, alla luce di quello che avete fatto l'anno scorso, l'obiettivo di partenza è sempre la salvezza, oppure cioè, voi pensate di poter puntare a qualcosa di... Io penso l'obiettivo è quello di ripetere la stagione passata, che è sempre la cosa più difficile, poi fare meglio dell'anno scorso, quello è il mio obiettivo, penso. Però come ho detto, ripetersi è sempre più difficile, non ce la metteremo tutto. A livello di esperienza generale del gruppo, per come conosci tu il gruppo, quali sono secondo te le possibilità della squadra in Coppa UEFA? Sono buone, ho detto dobbiamo giocare con la massima intensità anche perché non dobbiamo affrontare. A livello di esperienza dei singoli, tu hai già fatto un UEFA Parma, altri giocano in nazionale, cioè ritieni che alla luce di questo... Abbiamo sempre detto, è una squadra giovane, comunque l'esperienza ce l'ha, fatto tante partite in campionato, sarà lo stesso per la Coppa UEFA. Poi 3 anni fa sta giocando anche la Coppa Campioni qua, quindi penso sia un problema. 3 anni fa non mi ricordo, non c'è nessuno da giocare. Abbiamo chiesto al mister prima quali squadre pensa che si stiano rafforzando di più, perché il mercato è appena cominciato. Secondo te l'Udinese quali squadre deve guardare maggiormente come concorrenti? Ma io ho detto che già in precedenza che Genoa secondo me è la squadra che si è rafforzata di più. Già l'anno scorso era un'ottima squadra, quindi secondo me stanno farà un'ottima stagione. Anche se ha perso Borriello. Sì, ha perso Borriello, però ha preso tanti altri giocatori bravi, quindi penso che sarà bene. Tu dei nuovi acquisti, Sanchez, Tissone, Pasquale, Motta, conosci già, hai già visto qualcosa? Su chi scommetteresti io, se volessi fare un... Io ho giocato con Pasquale a Parma, posso dire che è un ottimo giocatore, un giocatore di spinta che
persone lo conoscono, cioè maggioranziamo lo conoscono, però siamo tutti buoni giocatori, sicuramente. Quanto è importante per voi, che siete anche più giovani, la conferma di Di Natale? È importante, quello di Natale è tutto, non è importante, è importante anche nello spogliatoio, quindi per me è molto importante.